Sono Bruno Soldati, un fortunato docente in pensione che ama parecchio la valle e ogni giorno si incuriosisce sempre di più vedendo quello che ancora non conosco. Allora, la foto parla di viaggi lontani, viaggi vicini, dei miei antenati. Mi ha fatto sognare parecchio e poi quando mi sono messo in moto ho capito un sacco di cose. Sì, al centro c'è il nonno paterno che prima ha fatto lo spazzacamino per tanti anni e poi dopo si è andato oltremare come adesso chiamerebbero cowboy. In realtà il cowboy era qualcos'altro per loro, è stata una vita molto dura. E poi dopo, di nuovo su quella foto, c'è sua figlia, ventenne, che sul nome del papà se ne va pure lei in America per non più tornare. Quindi per me sono i sogni, dov'è l'America, le prime gomme da masticare che arrivavano dall'America, il dollaro che ci portava gli emigranti quando venivano a trovarci e più là un sacco di altre cose. Ci sono nella mia storia personale altre storie da parte anche materna, quindi penso che sia pure nel DNA. C'è un antenato che nel 1868 rientra dall'Australia su un veliero. Era la Gold Rush, era la corsa all'oro. Se l'ha trovato o meno non l'ho mai scoperto, però mi sono reso conto di quanto fossero temerari e coraggiosi queste persone, perché ho scoperto nell'archivio di Vogorno che in quegli anni, nell'855, sono partite 23 persone, 19 analfabete, hanno crociato quindi il mutuo e immaginate dove sono andate a finire, a Melbourne, quindi da tutt'altra parte. La Verzasca sta molto toccata dalla migrazione, tantissimo, si è svuotata e ha condizionato moltissimo la vita della donna in particolare, perché è rimasta a fare quei lavori oltre i suoi che erano competenza degli uomini. L'ha toccata, ma è stata in certi aspetti anche una fortuna, perché la prima scolarizzazione in assoluto è avvenuta grazie agli spazzacamini che sono scesi fino a Palermo e hanno fatto omaggio all'Avertezzo di Denari per far sì che, grazie al prete, potessero pian piano allontanarsi dall'alfabetismo. È stata quindi anche una ricchezza. E poi, girando sul territorio, c'è una dedica sul campanile di Brione che parla di un lascito degli migranti, la fontana di Frasco, la vecchia frazione della Pioda sott'acqua a Vogorno con l'albergo California, quindi un sacco di tracce.